23 pagine, quasi un'ora di discorso, per ribadire che sono la sua storia e le sue azioni di battaglia contro l'inquinamento, soprattutto quello prodotto dall'Ilva, a parlare per lui. Il governatore della Puglia, Nichi Vendola, sceglie il Consiglio regionale per contrattaccare alle accuse mosse nei suoi confronti prima dalla Procura di Taranto, che lo ha iscritto nel registro degli indagati, e poi dall'opinione pubblica, spiazzata dal disinvolto colloquio telefonico con l'ex capo delle relazioni istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archinà, diffuso alla fine della settimana scorsa sui media. Una difesa che ha ripercorso 8 anni di governo regionale, nei quali, dice Vendola, sono stati messi in campo da parte della Regione Puglia una serie di strumenti fondamentali per misurare e contrastare il livello di inquinamento a Taranto e nei comuni limitrofi, soprattutto attraverso l'ARPA Puglia. Compatta la maggioranza di centrosinistra che ribadisce l'appoggio al Presidente. Noi abbiamo iniziato oggi una ridiscussione, non è ovviamente la prima volta, sulla situazione dell'Ilva, sui provvedimenti che la Regione ha assunto e su quello che dovremmo ancora fare. È chiaro che sosteniamo il Presidente e la sua giunta regionale perché ci riconosciamo nei provvedimenti fin qui determinati. Di segno nettamente contrario il giudizio dell'opposizione, che come già nei giorni scorsi torna a chiedere le dimissioni del Presidente Vendola, reo secondo il capogruppo del PDL Ignazio Zullo di aver mancato di rispetto all'istituzione che rappresenta, con una telefonata che, come ribadisce Zullo, non ha niente di diverso dalla conversazione a causa della quale il PD a livello nazionale sta chiedendo le dimissioni del ministro Anna Maria Cancellieri. Il problema è su questo terreno che poi ho riportato Vendola e la sua attenzione. Il problema non è tanto quello che è stato fatto in termini di legislazione, quanto invece in termini di comportamenti all'atere delle leggi che abbiamo approvate in rapporto all'attuazione delle leggi. Ed è ovvio che Taranto oggi, ma non solo Taranto, la Puglia è ferita perché a fronte di tanto dire e tanto professare c'è un fare che invece sconfessa questo dire, perché Vendola, che pur si presenta dalla parte delle persone fragili e deboli, dimostra con questa intervista di essere dalla parte dei poteri forti.